Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovissimo video. Oggi 3 di luglio faremo sempre un video commemorativo. Allora, oggi esattamente il 3 di luglio di 10 anni fa ci lasciava un grande doppiatore, un altro grandissimo grande doppiatore, Giorgio Piazza. Allora, dunque, che dire su Giorgio Piazza? Allora, Giorgio Piazza, allora, era la voce narrante in Heidi, non dico la versione questa nuova in 3D, ma quella vecchia che gran parte di voi sicuramente avranno visto. Comunque, come voce aveva una voce molto simile a quella di Gualtiero De Angelis, però molto più pulita e molto più dolce e sublime. Poi, ed era anche la voce narrante nel primo doppiaggio di Dolce Remy, che Dolce Remy come cartone ne avete sentito parlare sicuramente alcuni di voi, che comunque purtroppo a malincuore Dolce Remy fu ridoppiato nel 99 dalla Mediaset con un ridoppiaggio osceno. Comunque torniamo a Giorgio Piazza. Allora, Giorgio Piazza, che attori doppiò? In pratica ha doppiato gli attori James Mason, James Stewart, che ve l'ho accennato, nei ridoppiaggi della Finestra sul cortile e La donna che visse due volte di Hitchcock, anche nel film La storia di Glenn Miller. Comunque, in ogni caso, come ridoppiaggio della Finestra sul cortile e La donna che visse due volte lo apprezzo molto, giusto perché la voce era quella di Giorgio Piazza, che doppiava James Stewart. Poi ha doppiato anche Ray Milland, Henry Fonda, William Holden in. Poi ha doppiato Rock Hudson, Michel Piccoli, che è comunque un attore francese scomparso a maggio di quest'anno, Mario Pisu, che anche lui è stato un doppiatore, che tra l'altro Mario Pisu era pure il fratello di Raffaele Pisu, che è venuto a mancare la scorsa estate. Poi ha doppiato Ettore Manni, Donald Crisp, Leslie Nielsen, anche Dean Martin nella. In alcuni, in quasi tutti i film della serie di Mattel. Poi ha doppiato Christopher Lee, Dirk Bogarde e ha perfino doppiato anche Joseph Cotten. E comunque, che dire, adesso andiamo a vedere una sua immagine. Allora, dunque. Allora, questa è una delle sue immagini da giovane. Giorgio Piazza sarebbe questo qui col vestito verde acqua e questo accanto a lui era Vittorio Gassman e quindi ha collaborato anche con Vittorio Gassman. Poi una delle sue ultime immagini, eccolo qui. Aveva sopracciglioni, di capelli ne aveva una montagna. Vestiva, diciamo, abbastanza elegante. Poi, vediamo un po'. Vediamo se ne riusciamo a trovare un'altra. Delle altre. Vediamo un po'. Allora, adesso vi farò sentire la sua voce. Vediamo un po'. Ha pure doppiato dei vari un pescatore nell'anime Sanpei. Allora, allora, vediamo un po' un episodio di Heidi o di Dolce Remy. Vediamo un po'. Dolce mi doppiaggio Rai. Vediamo un po' se ne riusciamo a trovare uno. Vediamo. No, vediamo un po' se riusciamo a trovare un episodio di Heidi. Episodi. Allora, anche uno può bastare.
conosceva la nonna di Peter e nutriva contro di lei lo stesso antico rancore che nutriva contro tutti gli abitanti del villaggio. Cioè, sentite che voce, tutto questo. Proprio aspettava solo che smettesse finalmente di nevicare. Una voce pulita e sublime, come dicevo io. E niente, ragazzi. Prima di chiudere il video, uno dei suoi ultimi doppiaggi fu Il Miglio Verde del 2005. E un anno prima di morire, cioè nel 2009, prese allora un anno prima nel 2009 cioè un anno prima che morisse prese vinse il premio alla carriera del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio del 2009. E che dire, niente, ci vediamo alla prossima.